Quindi questo qui fa delle cose così straordinarie che c'è un'ammirazione. Poi all'improvviso può succedere, succede ogni tanto, che uno di questi qui dica o faccia delle cose che potresti dire tu a un tuo amico, che potrebbe dirti un tuo amico, cioè che stanno nella nostra vita, e quindi questo qui all'improvviso ti somiglia. Cioè non è più un fenomeno che fa delle cose, però ti somiglia. E allora in questi casi ti fa compagnia persino, perché dici: orco Giuda, questo qui in fondo è come me, cioè persino uno così che considerava lontano ha qualcosa che riguarda me. Allora, io ho avuto molto culo nella vita, perché ho fatto il mestiere che volevo fare, e in più ho incontrato nella mia carriera alcune figure, persone molto particolari. Lui lo è stato in modo inaspettato addirittura, perché aveva un'anima esposta, aveva la sua anima esposta, aveva qualcosa nel suo stare al mondo che metteva da parte tutto quel tanto che sta nella vita di un campione per badare alle cose che invece stanno nella vita di tutti noi. Cioè era uno che lavorava da matti, perché come hanno letto loro, e mi sono emozionato perché non ho più riletto il mio libro, l'ho sentito da voi, mi sono emozionato con quella morte lì, quei giorni lì maledetti. Ma insomma, era uno che metteva da parte tutto ciò che funzionava, che aveva già, per farsi il mazzo, per migliorare, per stare meglio, per far meglio ciò che sapeva fare meno bene, con un problema molto rilevante, perché quest'uomo è nato in Brasile, era nato in Brasile da una famiglia benestante, per cui il fatto di aver avuto un'opportunità e i mezzi per metterla in pratica lo obbligava a restituire qualità, a lavorare tanto, cioè a essere sempre bravo, più bravo. Per cui è una persona che ha goduto pochissimo, salvo gli ultimi anni, poi casomai ne parliamo. Lo dico ai ragazzi, cioè non tutti, no, hanno l'opportunità di mangiare quello che vogliono, andare in vacanza dove vogliono, studiare dove vogliono, non è detto. E quando ce l'hai ti tocca provarci, tirar fuori il tuo meglio. Lo sport è così, no? Tirar fuori il tuo meglio, sempre. Quella roba lì trasportata nella vita serve, no? E lui era uno così, per cui è stato un incontro che mi ha segnato da matti, perché ho imparato a stare in riga, a provare io a far meglio, a tirar fuori la mia parte più positiva, se si può. Ed è un buon insegnamento, è un buon consiglio. Il sogno, perché io non volevo scrivere questo libro, perché quei giorni lì sono stati pesanti, perché Sam era un capo, e non c'è stato intanto l'incidente prima, l'altro morto, Ratzenberger, che era un ragazzo che conoscevamo, io gli avevo parlato una volta soltanto, ma è stata una morte tremenda, perché una morte con sangue in piso, una cosa brutta da vedere. Io ho fatto una cazzata, tra l'altro sono andato a vedere, insomma, brutta. Ma Sam era il capo, e come nei film dove c'è il capo dei Sioux che attacca, gli sparano ma non lo beccano quello lì, cazzo, lui va dietro la rupe, raduna i guerrieri e sennò finisce il film. E invece è finito il film. Era un capo. Io quel giorno lì ho fatto una rimozione fino a quando non me l'hanno detto in faccia, ero convinto, mi dicevano no, non si è fatto niente, nonostante quella tremenda evidenza lì, no, il sangue, insomma tutto. Non volevo scrivere il libro, poi ho fatto un sogno, veramente un sogno, due giorni dopo, ho fatto quei sogni lì che ti restano in HD, cioè quei sogni che ti restano nella mente la mattina, nitidi, non un po', nitidi. Allora sono andato a riprendermi le cose, avevo tutto chiuso in uno scatolone, gli appunti, le cose. Mi sono commosso, perché ormai quando a questa età qui ti commuovi, mi commuovo con gli spot in televisione.
e mi è venuto in mente di raccontare perché in quel momento lì della sua vita Senna aveva in mano, aveva per le mani dei nodi del suo stare al mondo. È una cosa che succede a tutti noi. Ci sono dei momenti della nostra vita in cui hai a che fare con delle decisioni da prendere. E allora è bellissimo pensare a un uomo che in una notte fa un bel lavoretto, cioè pensa alla sua vita, alle ragioni che hanno portato a delle decisioni, agli errori, si mette in discussione perché può migliorare, perché può fare meglio. Poi era l'ultima notte sua, ma è bello pensare a un uomo che in una notte prova a fare un bilancio della propria vita. E poi era l'ultima. E sono stato lì, mi è venuto in mente di scrivere, sono andato lì, sono stato nella sua stanza e ho chiesto alla signora dell'albergo di farmi parlare con le signore che facevano le camere in quei giorni lì, che sono due signore romagnole, di quelle lì che ti fidi subito. E queste qui parlavano di Senna come se fosse morto il giorno prima, è andato via il giorno prima, hanno detto una cosa meravigliosa, secondo me, che al mattino tirava su il lenzuolo sul cuscino, che è una cosa che i nostri figli, a furia di rompere i coglioni sul disordine, fanno per dare una parvenza di ordine nella stanza. Ma lui era Senna, cioè il fatto che facesse una cosa così a me fa tenerezza ancora adesso. Poi sono andato in un posto che c'è lì a Castelsantino, una trattoria molto semplice, cioè proprio una trattoria, non quelle lì che dicono trattoria però un po' figa, no, semplice, il cui proprietario Paolo Liverani, un burberone che non voleva parlare, e invece ha pianto 40 minuti filati, anch'io ovviamente, come detto prima. Cioè c'era un carico di emozioni fortissimo su una persona che in poi amava la semplicità, teneva d'occhio la semplicità. E questa è la cosa che più tengo nel mio cuore, e ve lo dico perché è una cosa importante. Cioè io sono cresciuto con un nonno che era nato nel 1889, che sembra il Medioevo, però sono cresciuto con lui. Il mio nonno mi diceva sempre: Giorgino, ricordati cosa siamo qui a fare. E lui intendeva: siamo qui a badare agli altri, a stare attenti a chi c'è attorno a te, soprattutto se quello lì inciampa e sta indietro. Quindi il fatto che uno come Senna avesse sempre presente l'altro, soprattutto se l'altro era più sfigato, più sfortunato, meno abile, meno sveglio, più in difficoltà, è un bellissimo ricordo. Cioè è una cosa che tengo sempre presente, perché è una cosa persino moderna, e lo dico perché è vero. Cioè, quindi non stiamo parlando semplicemente di uno che era un iraddio, perché poi era uno, poi dopo ne parliamo, magari era uno ferocissimo in pista, era uno che... ma di una persona che ti diceva: ma guarda quello là. Lui aveva il problema, aveva sempre in mente questa parola opportunità. Lui ha fatto partire la fondazione per quello, no? Diceva: ma in quella favela là, in quel posto lì, quanti ragazzini che magari possono essere un bravo medico, un bravo falegname, un bravo architetto. Bisognerebbe provare a dargli la possibilità di misurarsi, no? Infatti in quei giorni partì la fondazione che credo abbia badato a 2 milioni di ragazzini in Brasile a tutt'oggi. Opportunità, cogliere le opportunità. Chi ce le ha dovrebbe avere un po' il dovere di fare il suo meglio per questo. Questo qui era un ragazzino introverso, il suo papà gli ha detto un giorno, gli ha comprato un go-kart e ha visto che in questo go-kart si liberava una natura. Poi si è pentito il padre, perché ha capito che da lì non sarebbe mai più tornato indietro, ed era un hobby un po' pericoloso, tanto è vero. Però ti rispondo dicendo una cosa, parlando di un'altra persona, parlando di fortuna della mia vita. Io ho fatto tutto da giornalista, ho fatto tutto Senna, tutto Schumacher e tutto Valentino Rossi. Schumacher, che è
A differenza di Senna era un ricco con dei sensi di colpa, Schumacher era un povero. Io ho capito tutto di Schumacher, tutto. Ho capito molte cose di Schumacher quando ho visto dove è nato, in un posto di merda, cioè sotto un viadotto, un posto di merda, dove aveva davanti solo una pistina di go-kart del papà. E quello lì, quel go-kart lì, era il suo tappeto volante, cioè era lo strumento, nel caso di Schumacher l'unico, con il quale volar via, partire, fare. Quindi ci sta che un ragazzino, come succede magari ai nostri figli, che noi vorremmo che facessero scherma, invece vogliono far pallavolo, vorremmo che facessero ma ogni tanto succede straordinariamente che un ragazzino va a vedere un allenamento, va a fare e gli scatta una passione, una parte dell'anima che si vede, si immagina e si trova. Quindi è successo semplicemente questo, cioè poi i genitori restano lì a dire avrei voluto che fosse il calciatore, invece fa il biathlon, che cazzo, però si diverte di più lui. Oggi pomeriggio mi hai dato una risposta molto significativa, visto che lo hai citato poco fa, quando ti ho chiesto: Giorgio, ma perché Schumacher non riesce ad impersonificare il mito come c'è riuscito Ayrton Senna? Allora, sono due persone diverse. Senna è tutta pancia e cuore, era uno che Senna è uno, cioè, per dirvi, cioè, stiamo parlando di uno che quando vinse il primo titolo mondiale in Giappone 88 arrivò in sala stampa, eravamo credo 600, e disse davanti a 600: volevo raccontarvi che oggi mentre guidavo in fondo al rettilineo ho visto Dio alzarsi a figura intera dietro la curva. '580 andepianato. No, insomma. No, poi gli parlavi alla sera da solo e ti diceva queste cose qui, quindi stai un po' più indietro a giudicare le persone, cioè, se uno è trasportato da sta roba qua, dici. Quindi era una persona così. Schumacher più razio, più testa, più volontà, più lavoro, più rigidità. Però, allora, vi racconto una cosa di Schumacher, perché è straordinario. Cioè, vi racconto due cose. La prima cosa per capire Schumacher: un giorno l'hanno portato a vedere un'azienda di abbigliamento in Germania che si chiama Hugo Boss, che fa vestiti, e gli hanno fatto visitare l'azienda e poi alla fine gli hanno detto, quello che lo accompagna, ha detto: questo qui è il nostro showroom, se vuole prendersi qualcosa per sé, prenda. E lui ha preso 7 giacche uguali. No, è straordinario. Cioè, vuol dire che noi adesso ci alziamo da qui e andiamo al supermercatino lì e ognuno prende 70 kg di pasta, perché domani non c'è più niente. Magari. Cioè, è fame atavica. 7 giacche uguali è uno che non fa prigionieri. Io una volta gli ho detto, quando era suo figlio piccolino, ho detto: ma tu quando giochi a pallone con tuo figlio vinci 40-0, gli tiri delle legne. E mi ha detto: certo. No, ma certo, cioè non c'è cazzi. Però, quando lavoravamo, per cui Schumacher a me non era simpatico all'inizio, perché io lavoravo con un mio collega sempre per anni, mio caro amico, si chiamava Pepi Cereda, e dovevamo dividerci il lavoro, per cui gli ho detto: guarda, lui era appassionato di Schumacher, fallo tu Schumacher, le interviste falle tu, io faccio gli altri, chi se ne frega. Questo mio amico, collega Pepi Cereda, ahimè, è stato male in una trasferta, siamo tornati dal Brasile, credo siamo andati direttamente in ospedale, ed è morto in 3 mesi, aveva avuto un tumore tremendo, inoperabile. Gran premio dopo ho portato un'altra persona con me che ha fatto intervista a Schumacher. Schumacher mi fa chiamare e mi dice: come mai c'è questo? Dico: no, c'è questo perché io non sapevo ancora quanto fosse grave la malattia di Pepi, perché Pepi non sta bene. Poi la gara dopo l'ho preso da parte e ho detto: guarda che Pepi non lo vedi più, non verrà mai più. E lui mi ha detto: dammi il suo telefono. Beh,
Questo mio collega è morto in 3 mesi, lui l'ha chiamato, credo, una sera sì, una sera no, per 3 mesi, a casa sua, tutte le sere a parlargli. Allora, uno così c'è come persona, perché capisce se finge o se fa finta, no? Noi siamo in tanti in Formula 1, non è che, non è detto che uno sappia chi è chi. Uno che fa una cosa del genere, con appuntamenti dietro il camion Ferrari ogni Gran Premio per sapere, uno che fa una cosa del genere c'è. E negli anni, da lì ovviamente è cambiato il mio rapporto, e ho capito che la sua parte più fragile, più debole, più tenera, stava sotto quella crosta lì, stava sotto la crosta di uno che doveva vincere, doveva fare bene in un altro modo rispetto a Senna. Però un bastardo tosto come Schumacher non l'ho mai visto nella mia vita. Cioè, se tu parli con quelli della Ferrari che lavoravano con lui, era uno che gli dicevi: senti, dobbiamo fare 100 giri per vedere questa roba qui come va. Lui faceva 100 giri con uno scarto tra il giro più lento e il giro più veloce di 2,5 decimi. Cioè, uno così non lo batti più. Non lo batti più. Cioè, è uno che aveva una... E quindi è un altro modo di ammirare una persona, è un altro modo... Ma aveva... E poi aveva una parte più tenera, che era più nascosta. Allora, Sid Watkins era un signore, era un medico della Formula 1, un ateo cazzone, grande bevitore. Di Liverpool, no? Sì, grande bevitore di alcolico, infatti io ho fatto molte serate con lui. Sì, molto simpatico. Mentre Senna era preso da una spiritualità... Dio, Senna parlava sempre con Dio, ma era talmente rigoroso con se stesso, no, vi dico questa roba qui, faceva quasi tenerezza, perché lui pensava a sé, diceva come mi devo comportare, poi parlava con Dio e Dio gli dava ragione sempre, cioè era sempre d'accordo con Dio, per cui buttava fuori Prost a 240 in Giappone e Dio era d'accordo, e cazzo, contro Dio stai zitto tu, no? Perché Dio va bene. Comunque Senna era così, parlava con Dio, beato lui, e Sid Watkins mai. Ma Sid Watkins aveva quel tocco che hanno le persone, qualche persona che conoscono sé e quindi riconoscono gli altri, per cui ti toccava quel nervo lì, dicevi porco Giuda m'ha beccato. Cioè aveva quella capacità di dirti una cosa che era giusta, ti inquadrava, e con Senna funzionava così, cioè, e infatti Senna aveva una confidenza, come andavano davvero a pescare qualche volta, che poi non beccavano un cazzo, però chiacchieravano tanto. Ma questa frase è straordinaria, cioè in un weekend così, questo qui è stato un fine settimana la cui sceneggiatura poteva averla scritta Kubrick, non so, cioè è stato un fine settimana che a me non, per fortuna non è mai più successo, quasi niente del genere. Per chi non se lo ricorda, Giorgio, ricordiamo incidente gravissimo a Barrichello, sì, delle prove del... l'hanno raccontato, del Venerdì, no? Sì, la morte di Roland Ratzenberger il sabato. Morte di Senna, ma tra la morte di Senna e la morte di Ratzenberger c'è stato un incidente in partenza con pezzi di spettatori, c'è stato un incidente dopo, c'è stato un incidente la settimana dopo a Monte Carlo, c'è stato... Termini, no? Wendlinger a Monte Carlo in coma un mese, un disastro ferroviario. Per una generazione di piloti e quasi tutti i giornalisti che non avevano mai avuto a che fare con la morte in pista, e se c'è una cosa che succede in pista a razzo è lo smaltimento cocci, perché questi qui non possono avere a che fare con il lutto, se no vanno a casa, per cui succede un casino e in 5 minuti i cocci vengono spazzati via. Poi questo è un discorso complesso che non possiamo fare stasera, credo, cioè questi qui non parlano della morte, dei rischi, della loro vita, non c'è niente da fare, non ne parlano, quindi se no fanno un altro mestiere. Sid Watkins disse una cosa a Senna che non dici mai a un pilota, cioè non dici mai, non ti permetti mai a un pilota di dire smetti, fermati. E invece non solo l'ha detto, ma l'ha detto consapevole del fatto che lo stesse dicendo a una persona che ha quell'idea lì, poteva anche pensarci, ma non era pronto Senna
per smettere, non ancora, forse avrei avuto bisogno di qualche altro tempo. Per cui può anche averci pensato, ma non più. Cioè, lo dico perché molte persone pensano che quel giorno lì Sam, che è stato molto inquadrato prima della partenza, avesse chissà quale presentimento. No, Senna partiva per vincere la corsa, erano preoccupati tutti, cioè se avesse inquadrato altri erano uguali, perché era un momento difficile, ma Senna partiva per vincere la corsa. Questi qui, non, se pensano che possono morire correndo, non. Però Giorgio, non quelle immagini di Senna prima della partenza dell'ultimo Gran Premio sono diventate un po'... sì. Mitologiche quasi, ci hanno costruito delle storie, traspare però da quelle immagini, tu l'hai conosciuto, malinconia, no, tristezza. Certo, una preoccupazione, ma certo, perché era morto uno di fianco. Cioè questa cosa qua, lo dico nel mio piccolo, no? A me l'ultimo che mi ha fregato è stato Simoncelli, cioè tu non a furia di vivere, cioè questo qui è un gruppo di persone che vive. Le mie figlie dicono sempre: tu hai visto più Schumacher di noi, è vero, nel senso che fai una vita con questi qui dalla mattina alla sera in giro, poi quando sei in giro i rapporti si stringono di più perché sei altrove, e quando muore uno all'improvviso non ci pensi, non ti ricordi che possono morire, qualcuno può morire, quando succede è una bastonata. In aggiunta, cioè, stiamo parlando del vivere e morire, quindi non è che sto dicendo niente di nuovo, però lo scarto che c'è lì tra il silenzio della morte, di un lutto, e l'energia e la vitalità che c'è fino a un attimo prima, dilatata dalla velocità, dal rumore, è impressionante, paradossalmente. Perché? Perché non ci pensi, che sei convinto che vada avanti così. Erano molti anni che non succedeva niente, invece succede, può succedere, per cui quella immagine lì di Senna pre-gara è un'immagine che riguardava chiunque stesse lì nei pressi, pronto a partire. Siccome poi è morto Senna, tutti sono andati a prendere l'immagine del pre-gara e tutti dicevano: ah, già vede... No, non è vero. Il genere venga cancellato anche di fronte a una morte, perché è un elemento di gioco, cioè... Il mito del motorismo è disseminato di morti, il fascino del motorismo è legato agli incidenti e ai morti, non c'entra da fare. È uno dei più grossi miti del Novecento, sangue, velocità e rumore, non c'è niente da fare. Cioè, fa parte del gioco e quindi questi vanno avanti. È così. Allora Giorgio, una delle, nel grande romanzo di quei tre giorni, di quelle ore, c'è un altro evento che rompe l'equilibrio interiore già molto precario di Senna e di tutti, visto quello che era successo. Ed è, se vogliamo, la pagina, chiamiamola impropriamente rosa, di tutta questa storia, legata alla donna di Ayrton Senna. Ce la racconti? Allora, questo ragazzo, questo uomo qua, è un uomo, come detto prima, che ha goduto pochissimo, cioè non andava a broccolare a fine serata, stava lì a lavorare, era uno tormentato, è una persona che ha goduto poco, povera stella mia. Poi ha avuto la fortuna di incontrare una persona che è completamente diversa da lui, ma che è altrettanto rilevante. La persona si chiama Gerhard Berger, che è un pilota che molti conosceranno, detto Velociraptor, perché Berger, lo sa già, sì, Berger è così, cioè lui sta seduto al posto di questo signore, a quell'incrocio là passa una bella ragazza e non si sa come, ma lui parte, cioè non c'ha un, no, c'ha un chip che non so come cazzo fa, cioè c'ha un'attitudine molto marcata al broccolaggio e ha un'attitudine molto marcata a fare degli scherzi, a fare il cretino. Berger, prima gara di Berger, fa la pole position Berger, compagno di Senna, finisce le prove, finisce la gara e capisce che non sarebbe successo mai più, mai più. Cioè ha capito subito che da Senna avrebbe potuto imparare, non batterlo. In compenso, essendo intelligente, ha detto: però io posso insegnare qualcosa a questo qua, posso farlo divertire. E così è stato, cioè
Berger ha cambiato la vita di Senna negli ultimi anni. Ha conosciuto sta ragazza. Allora, quanti vostri amici, parenti si fidanzano con una che vi sta sulle balle? Succede. Però sono cazzi suoi, cioè, non è che tu entri nel merito. Però la ragazza era carina. Vabbè, brutte, non se ne non è. Ma sto dicendo che non puoi entrare nel merito di una relazione, che, cioè di un elemento che attira un uomo e una donna. Come fai? Sta antipatica a te, pazienza. Lì la famiglia invece ha considerato sta donna una, come si dice, una rivista, diciamo così, subito e per sempre, non l'ha voluta al funerale, ancora adesso non sopportano che si parli di sta donna, però Senna stava con questa qua, sorrideva, stava bene, quindi fine, no? Che cosa posso dire io? Questo era uno dei problemi, perché suo padre e la sua famiglia avevano creato un muro così rilevante in quei giorni lì, in quei mesi lì, per cui Senna doveva decidere cosa fare, perché lui era molto attaccato alla famiglia e questa cosa qui lo feriva da matti. Ma come fai? Come fai? No. Come... Lei però sarà macchiata di qualcosina di un pochino antipatico. Sì, però sono cazzi suoi, cioè non è che possiamo fare. No, perché sennò non finiamo più. Quante persone, poi se ci vai a spulciare, te ci hai avuto una fidanzata prima di quella là, hai fatto. Cazzo. Cioè, sono cose che riguardavano loro. Senna aveva 34 anni, no? 14, cioè. Non puoi entrare nel merito, no. Lui si riferisce al fatto che la sua famiglia aveva fatto mettere sotto registrazione il telefono di sta donna, che sono cose che non si fanno, soprattutto se la persona in questione ha 34 anni e ha deciso di stare con quella là. Insomma, sono arbitri. Alla famiglia Senna fa dispiacere che si parli di queste cose, infatti, però è così. Cioè, la sera del sabato suo fratello gli ha portato i nastri di registrazione delle telefonate di questa qua. Sono cose, noi, lo dico ai ragazzi, dobbiamo guardarci da ste merde, del gossip, da ste robe qua. Cioè, sono cose che riguardano le persone, no? Non è che puoi entrare nel mezzo, non possiamo parlarne neanche qua. Sono cose che riguardavano la sua vita, non, irrilevanti per noi, mi pare, no? Sono altre cose che contano. Poi se uno si innamora di quella là, si innamora di quella là. Alessandro mi guarda con fare sospetto, tutto ok, perfetto, siamo nei tempi. Un aspetto che mi ha... Vabbè, ma noi finiamo alle due, una sì, mezza, sono... due e mezza magari. Sì, cioè, ce ne abbiamo. No, dopo vi devo dire una roba. No, subito. Cioè, che sta sotto tutta questa roba qua, cioè, che riguarda lo sport. Cioè, che riguarda chi dice non mi occupo di sport. Lo dicono alcune signore, lo dicono alcuni intellettuali, lo dicono, non mi occupo di sport. Allora, una volta io ho fatto, credo, l'ultima intervista, o comunque una delle ultime interviste, a Walter Chiari. Walter Chiari, qui qualcuno non sa chi sia loro, ma è stato un... Lei lo sa? Sì, no? No. Walter Chiari è stato un grande attore, comico, una persona straordinaria, un matocco, morto molti anni fa. E lui stava in un residence a Milano, essendo milanese, perché aveva dato la sua casa a suo nipote. Disse una cosa meravigliosa, disse due cose quando arrivai lì, disse, gli chiesi ma perché sta qui in questo residence, e lui disse no, ma perché le cose appartengono a chi le desidera di più. È una bellissima frase, no? A proposito dell'altro, cioè aveva dato la casa a suo nipote e lui stava nel residence, un postaccio. Arrivai lì alle ore 2:14 e lui mi disse guardi, alle 2:30, lui a me, devo andare via, un impegno, va bene. Alle 9:30 di sera ho detto io a lui, guardi, devo andare. Per dire che personaggio è. Non mi occupo di sport. Lo dico sempre perché sta dentro questa cosa di Senna, sta dentro questa cosa di Schumacher, sta dentro questa cosa di Valentino che abbiamo detto e potremmo dire. Non mi occupo di sport. Per capire quanto anche le persone che dicono una frase del genere lo sport lo fanno, bisogna raccontare una storia che ha riguardato, spero e credo, tutti noi. Cioè dobbiamo tornare in un 27 agosto, un 28 agosto, a un'automobile che torna verso Foggia, verso Milano, verso Bologna, dove c'è il papà e la mamma davanti e dietro una ragazzina di 14 anni che appoggia la fronte al finestrino e sospira.
contemporaneamente su un'altra automobile che va a Belluno, a Firenze, a Bari, c'è un ragazzino di quell'età lì, un anno in più, che sta dietro in un'altra automobile, che appoggia la fronte a un finestrino e sospira. Cos'hanno questi due qui? Questi due qui, per la prima volta nella loro vita, sono alle prese con l'amore. Non solo, sono alle prese con l'innamoramento, ma anche il verso dell'amore, la separazione. Ostia. Ma non solo. L'arbitro ha già fischiato. Cioè, sono in campo e non lo sanno se l'altro o l'altra è più stronzo di loro, è più forte di loro, è più buono di loro, non lo sanno, ma sono in gara. È un debutto in gara. Cioè, l'amore è un debutto in gara. Tutte le volte che nella tua vita sei costretto a tirar fuori il tuo meglio perché sei in gara, nell'amore, ma anche nel lavoro, fai sport, cazzo. Quindi, io dico sempre, lo sport che rivela immediatamente, vedi il carattere di una persona giocando a pallone, a pallavolo, lo vedi, quello che è generoso, quello ti misuri con gli altri, mostri la tua parte, è uno spettacolo meraviglioso. Per farlo, ma soprattutto nel mio caso osservarlo è un'opportunità, per cui quando trovi chi fa sport sul serio, e Senna lo faceva davvero, perché non è che vincesse le gare e basta, nel suo fare, nel suo correre, nel suo buttarsi dentro, buttar lì, era come se stesse parlando d'amore, era come se stesse misurandosi con il proprio cuore, la propria anima, e quando è così è lusso sfrenato, è una gioia del vivere, serve allenarsi, ma io vi invito a fare sport da matti. Allora.